benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. Oggi vi parliamo di Kariba. Sigla. Oggi vi parliamo di Kariba, un piccolo giochino della Helvetic che è stato ideato da Rainer Knizia. Noi abbiamo altri giochi di questa collezione, che sono tutti giochini piccoli, tutti della stessa dimensione, facilmente portabili. Abbiamo parlato nello specifico di Misty, che ve lo lasciamo nella I. Questo, come l'altro, hanno un grave difetto, cioè la scatolina che è opaca e non ha nessuna protezione, quindi sì, si possono portare in giro, ma si rovinano molto facilmente. Si rovinano molto facilmente, quindi se ci tenete ai giochi, metteteli in una custodia di stoffa o non portateli in giro, però è contro la propria politica di questi giochi. Aprendo la confezione potete trovare moltissimi di regolamenti, è più una pubblicità, e questi diciamo che ci interessano e non ci interessano, i regolamenti sì. E poi trovate delle carte. Io pensavo che la dimensione di queste carte era così solo in Misty, invece effettivamente tutti questi giochi hanno queste dimensioni di carte, che non so se ci sono delle bustine protettive. In questo caso, a differenza di altri, c'è anche un piccolo puzzle che voi dovete assemblare. Intanto che può assemblare il puzzle, io vi dico che questo gioco ha delle, diciamo, sonorità africane. Infatti Kariba ricorda appunto l'Africa e vi dovrebbe far pensare a, diciamo, questo puzzle vi dovrebbe far pensare a una pozza dove tutti gli animali si riuniscono, e quindi questi animali li potete trovare nelle carte, e in queste carte appunto ci saranno gli animali caratterizzati da un colore e da un numero. Animali, sì, ci sono tanti animali, ci sono ben 8 animali che sono caratterizzati da un colore e da un numero. Una volta che avete montato la pozza di acqua, la potete porre al centro. La pozza di acqua la potete porre al centro del tavolo di gioco. Mi sono scordata che questo gioco si può giocare da 2 a 4 giocatori, da 8 anni in su, mi pare. Da 6 a 99 da anni. Da 6 a 99 anni, anzi. Se avete 100 anni, no. E durerà 15 minuti, ok. Allora, quindi mischiate le carte e datene 6 a testa. Poi posizionate il mazzo in un punto dove tutti i giocatori possono accedervi. Io di solito lo metto all'interno della pozza. Cosa dovete fare? Al vostro turno potete scendere uno o più animali della stessa specie. Adesso vi faccio vedere come si fa e dopo vi dico perché si fa. Quindi potete scegliere uno o più animali della stessa specie. Quindi io ad esempio scelgo di scendere il 7 e quindi lo metto in corrispondenza del 7. Se ho sceso una carta sola riprendo un'altra carta, quindi devo avere sempre 6 carte in mano. Io scelgo di scendere il 3 e riprendo una carta. Io scendo un 1 e prendo una carta. Io scendo un altro 3. Quando quindi questi animali si stanno abbeverando tutti intorno alla pozza e sono pacifici l'uno con l'altro. Quando però un gruppo di animali arriva al numero di 3 o più, scaccerà gli animali più deboli. In questo caso il primo animale più debole che si incontrerà verrà scacciato. In questo caso c'è l'1, quindi io potrò raccogliere la carta 1. Però se ci fossero stati 2-2, io benissimo avrei potuto prendere queste due carte che valevano 2, insomma l'animale che è subito più debole. E quindi io prendo questa carta e la metto da parte. E se, ok, in questo caso tutte le carte che si aggiungeranno alle prime 3 carte permetteranno di prendere sempre i primi animali più deboli che si incontreranno. Allora, in questo caso mettendo 2-7, e quindi si potranno prendere le prime carte che si incontrano, quindi in questo caso tutti i 3. Diciamo che questo gioco è molto semplice, cioè se capite il meccanismo è molto semplice, è più difficile spiegarlo che farlo, quindi io mi trovo molte volte in difficoltà a spiegarlo e gli dico giochiamo, così che giochiamo e le persone capiscono immediatamente, tranne mia mamma, però non fa niente. Vediamo che però c'è un'unica eccezione a questo gioco. Come avete intuito, sono solo gli animali più forti che scacciano quelli più deboli, quindi effettivamente l'uno non potrà scacciare nessuno, e di conseguenza, non essendoci un animale più forte dell'8, l'elefante non potrà essere scacciato da nessuno. Però vista la circolarità della pozza in questo gioco, se si mette il terzo 1, possono scacciare gli elefanti, quindi il topo, anche se non riesce a scacciare nessuno, effettivamente è l'unico che può far
scacciare gli elefanti dalla pozza. E quindi quando mettete il terzo 1 gli elefanti se ne vanno. Questo non vale con il 2 e con il 3, solo con l'1 potete scacciare gli elefanti. Quindi l'unico numero inferiore che scaccia un numero superiore. Sì, dovete continuare così fino a quando non finiscono le carte. Quindi fate gli ultimi turni con le carte che avete in mano. Il primo giocatore che finisce le sue carte in mano fa finire la partita. E poi ognuno conterà le carte che ha messo da parte. Naturalmente chi avrà da parte più carte sarà il vincitore. Conta il numero delle carte, non il numero sulle carte. Sì, il numero delle carte, quindi in questo caso lui avrà due carte, non 4 punti. Impressioni, questo è un gioco molto carino che si impara subito, la maggior parte delle persone lo imparano subito come vi ho detto, semplicemente giocandolo senza spiegazioni. Con più partite naturalmente vedrete che non è propriamente banale, ma comincerete a fare una strategia. Ad esempio, se avete dei numeri molto alti, metterete prima qualche numero basso, perché se effettivamente arriverete a 3, se voi arrivate a 3 ad esempio di rinoceronti e non avete nessuna carta, non prenderete niente, quindi capite che dovete scendere delle altre carte prima, dovete, se volete prendere prima di raccogliere, proprio così. L'unica nota negativa è quella che vi ho detto, cioè dell'estrema fragilità della scatola, che non si può tollerare in un gioco che effettivamente deve essere portato in giro. Infatti l'edizione nuova l'hanno fatta in, non è vero, con le custodie in titanio. Vedi, a te ti piace questo gioco? Sì, è divertente. Se gli facevano una custodia in titanio, no, sì, tipo lo stesso materiale delle scatole nere degli aerei, ed è più trasportabile, anche una bella maniglia. Se questa recensione vi è piaciuta, pensate di iscrivervi al nostro canale, potete seguirci anche sui nostri social che sono Instagram e Facebook. Ciao! Ciao!